Potenziata con la presenza di due figure professionali affermate, la chirurgia oncologica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Il nuovo direttore della struttura complessa di chirurgia generale a indirizzo oncologico è il dottor Aurelio Costa, mentre il dottor Gaetano Napoli è il nuovo direttore di chirurgia toracica. Due profili esperti di altissimo livello. Il primo arriva dalla Toscana con specializzazione su colon retto, fegato e pancreas. Il secondo, già al servizio dell'istituto, ha operato in prevalenza su polmoni e addome. In due hanno eseguito oltre 15.000 interventi. Insieme rafforzeranno così l'offerta sanitaria del Giovanni Paolo II. I due professionisti che hanno una esperienza curriculare di carriera ma anche di ricerca scientifica che è ai massimi livelli nazionali e internazionali. Quindi oggi abbiamo sottoscritto i contratti con il dottor Napoli, che è diventato direttore della struttura complessa di chirurgia toracica, e con il dottor Aurelio Costa, che è diventato invece direttore dell'unità operativa complessa della chirurgia generale. E attraverso l'innesto di questi due professionisti di fama internazionale siamo riusciti a dare ancor più maggior risalto, maggior vigore al piano di rilancio dell'istituto, che ambisce a rimanere, a diventare sempre di più punto nevralgico, nodale della rete oncologica, ma soprattutto anche ai fini di una maggiore attrazione extraregionale. Soddisfatto anche il presidente della regione Michele Emiliano, che afferma: l'istituto tumori diventa così sempre più centrale nella rete oncologica pugliese. Condivido appieno il piano che il direttore generale ha presentato alla regione.